amici di Volon Ride, siamo in compagnia delle tre campionesse paralimpiche, autrici della storica tripletta alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, come vedete alle loro spalle. Dalla sinistra Martina Caironi, Ambra Sabatini e Monica Contrafatto, in ordine di podio, giusto? Allora ragazze, a poco più di un anno di distanza dalla vostra impresa che ha portato così tanta, no, anche notorietà, più insomma di quella che c'era già intorno all'ambiente paralimpico, cosa resta di quell'esperienza, qualche ricordo avete? Beh, resta l'emozione e il fatto che abbiamo fatto emozionare tantissime persone che finalmente hanno iniziato anche a dare più onore a quello che è lo sport paralimpico grazie a quell'immagine sport. E poi cosa resta? Questo è un sogno che abbiamo vissuto, che abbiamo fatto vivere a chi credeva in noi, a chi non ci conosceva, agli italiani che ci hanno seguito e le persone che magari sono venute adesso si devono rialzare ancora più. Poi naturalmente resta ancora tanta voglia di migliorare e fare qualcosa di bello a Parigi. Insomma, avete dimostrato tanta, oltre, no, alla rivalità poi sportiva, amicizia, sempre anche nelle interviste che avete rilasciato. E com'è possibile essere a questi livelli così alti anche amiche al di fuori della pista? Beh, in realtà è facile, diciamo che lo sport aiuta e tutte le parti sono impegnate nel nostro a Parigi 2024 mancano meno di 2 anni ormai, quindi come vi state preparando e lanciate una sfida a voi stesse per Parigi? Beh, sicuramente Parigi sarà il mondiale, sempre a Parigi l'anno prossimo, e questa è una step, insomma, per arrivare a preparare per la battaglia, abbiamo tutti grandi obiettivi, quindi ci prepareremo al meglio. Poi comunque vada, sarà un successo, quindi che è migliore. Sì, ci stiamo preparando, ricominciando la preparazione per la tosta, perché questi ultimi 2 anni saranno di fuoco, con il mondiale, poi Paralimpiade e l'anno prossimo un altro mondiale a Kobe. Quindi state sul pezzo perché ne vedrete di belle. E speriamo che arrivi una quarta, anche se il podio è solo da 3, però speriamo che arrivino anche altre atlete. Magari una linea di partenza tutta composta da atlete italiane, perché no? Forse un po' troppo ancora presto. Ok, grazie mille, in bocca al lupo. Dal papà, perché insomma la storia di Renè è una storia particolare, un amore.